nell'estremo lembo della Calabria settentrionale, già da me visitato per essere una particolare provincia linguistica, operarono, protetti da un comune humus culturale, per tutto il Settecento e per i primi dell'Ottocento, due pittori mormannesi, Angelo e Genesio Galtieri. Partendo da Mormanno, ho intrapreso la ricerca delle loro opere, a cominciare da quelle giovanili fino alle ultime. Il presente lavoro è diviso in due parti. Ci occuperemo prima di Angelo. Ignoriamo la sua data di nascita. Sappiamo che scompare dopo il 1739, anno in cui a Morano Calabro dipinge, come più tardi vedremo, la più grande e maestosa pala d'altare di tutta la Calabria. Non sappiamo cosa abbia fatto prima, ma è solo nel 1716 che incontriamo Angelo Galtieri all'Aino Castello, ove, nella chiesa di Santa Maria delle Vergini, dipinge per l'altare maggiore un retablo che ora vedremo in bianco e nero. I retabli sono pale d'altare di stile tardo gotico, tipici delle chiese spagnole. Per curiosità ne vediamo uno custodito nella chiesa di San Pietro in Tarrasa, provincia di Barcellona, che illustra la vita di San Michele, eseguito nell'anno 1430. Nello stesso anno 1716 Angelo esegue per la parrocchiale di Mormanno una circoncisione sull'esempio del Mantegna, Rubens, Tiziano e molti altri. Il dipinto che stiamo vedendo è in cattivo stato di conservazione. Nel 1720 troviamo Angelo ad Altomonte, ove per la chiesa di Santa Maria della Consolazione rifà una circoncisione che troviamo meglio conservata nel Museo di Arte Sacra. Ad Angelo è pure attribuita questa Assunta in Gloria, che trovasi nella Pinacoteca di Santa Maria del Colle di Mormanno, di recente restaurata. A Mormanno poi lo troviamo atteso ad ornare lo scrigno che è l'oratorio di Santa Apollonia. Il pittore narra in tre ovali il martirio della santa. Qui le viene contestata la sua fede ed invitata alla biura in nome degli dèi. Viene poi sottoposta all'estrazione dei denti. Le fiamme segnano la fine del martirio. Nei quattro angoli
vediamo delle virtù con i loro simboli. E in due ovali minori, collocati alle due estremità della volta, un angelo che reca una fascia con una iscrizione e l'Eterno benedicente. La composizione continua sulle lunette, su quella dell'altare con un ricco tendaggio drappeggiato e su quella sopra la porta con un paesaggio delimitato da una balaustra. Centrale la Vergine in gloria, presso la quale sono alcuni angeli. Uno ai suoi piedi versa acqua alle sottostanti anime purganti sui lati. Assumono rilievo due dipinti che rappresentano due episodi della vita della Vergine: la Natività e la presentazione al Tempio. A Saracena, nella chiesa di San Leone, nel 1718, Angelo dipinge una serie di affreschi
riguardanti l'Antico Testamento. Quelli che vediamo non sono suoi, perché la volta è caduta nella prima metà dell'Ottocento e un modesto pittore l'ha ridipinta. Possono attribuirsi ad Angelo le pitture che stiamo vedendo, tutte in cattivo stato di conservazione, una volta nascoste dall'organo ora in restauro. Nel 1720 troviamo il nostro a Maratea, ove nella chiesa del Rosario esegue sui pennacchi della cupola i quattro evangelisti. Noi abbiamo trovato, come si vede, tutto perduto per la caduta del colore. Nel 1725, imitando Luca Giordano, il nostro Angelo esegue e firma per la parrocchiale di San Giuseppe di Santa Domenica Talao una Madonna e Santa. Custodito nel refettorio e fatto per il convento di San Daniele in Belvedere, è del 1725 questo miracolo di San Francesco di Paola. Il santo, alla fine di un pranzo, resuscita un bambino morto per un incidente domestico. Notare l'atteggiamento estatico e meravigliato dei commensali. Angelo si sposta a Castelluccio Inferiore, paese limitrofo della provincia di Potenza. Qui dipinge, come lui stesso documenterà, dal 1731 al 1735 quasi interamente la chiesa di San Nicola di Mira. Questo lavoro è l'opera più importante di Angelo. Si tratta di un ciclo di affreschi che in 16 scene rappresenta storie dell'Antico e del Nuovo Testamento. L'Antico Testamento occupa ampi riquadri posti tra il cornicione e la volta. Il nuovo utilizza le lunette poste tra le arcate dei pilastri. L'artista conosce bene le sacre scritture. Le scene dell'Antico Testamento, tutte poste nei riquadri, si riferiscono ad avvenimenti biblici ben precisi, ma poco conosciuti. Il legame tra Antico e Nuovo Testamento è molto sottile ed elaborato, per cui a volte è molto difficile scoprirlo. Guardiamo. Alla nascita di Isacco, riquadro, si contrappone nella lunetta quella di Gesù. Al sacrificio di Isacco corrisponde l'adorazione dei magi.
Giuseppe in Egitto tra i fratelli e la fuga in Egitto. Mosè salvato dalle acque e la strage degli innocenti. Sulla destra vediamo nel riquadro Davide e Golia. Il dipinto è molto deteriorato. E sotto nella corrispondente lunetta Gesù tra i dottori. Qui vediamo il trasporto dell'Arca dell'Alleanza. Sotto Gesù perdona l'adultera. Tobia guarisce il padre cieco. Gesù perdona la Maddalena. Il ciclo termina con la visione della cacciata di Eliodoro dal Tempio, cui fa riscontro l'ingresso di Gesù in Gerusalemme. In due semplici semilunette che danno sul presbiterio sono raffigurati i santi Nicola, cui è dedicato il Tempio, e Biagio, protettore della diocesi di Cassano, cui Castelluccio allora apparteneva. Il ciclo termina con due affreschi che danno sul presbiterio. A destra è raffigurato San Paolo e a sinistra San Pietro. A Morano Calabro troviamo l'ultima opera di Angelo Galtieri. Qui dipinge nel 1739 un grandioso giudizio universale che è, come abbiamo già detto, la più grande pala d'altare di tutta la Calabria. Ai piedi di una Trinità severa sta una Vergine implorante. Ai nudi vigorosi e quasi michelangioleschi fa riscontro l'eleganza dei movimenti delle figure avvolte nei drappeggi. Al sorriso degli eletti si contrappone il ghigno doloroso dei dannati. Nella ex chiesa del Purgatorio di Morano Calabro, distrutta negli anni 50, si trovava un crocifisso e pie donne.